Vignale, un nome da far tremare i polsi, un pilastro della carrozzeria italiana a cui sono attribuite creazioni leggendarie. Oggi il marchio Vignale appartiene a Ford e identifica i modelli premium dell'ovale, auto con finiture particolarmente ricercate e dotazioni esclusive, veri e propri camei della gamma americana. Auto speciali che meritano prove speciali come quella che abbiamo organizzato, offrendo la Mondeo Vignale a Fabio e Gabriele, due utenti di diversa estrazione che guidandola ci raccontano la loro idea di lusso. Il lusso è qualcosa di ricercato, di raffinato, che ha un buon odore da apprezzare in quanto di qualità superiore. Le caratteristiche di un'auto di lusso devono essere la qualità degli interni, le finiture degli interni, le caratteristiche tecnologiche, quindi tutto quello che è a supporto del guidatore durante l'utilizzo e la fruizione dell'auto stessa e non da ultimo la piacevolezza nella guida. Direi la qualità del colore, della vernice, dei particolari, dell'armonia fra le dimensioni. Una macchina di lusso è una macchina che puoi guidare anche a lungo senza avere mal di schiena. Deve anche sapersi distinguere dal punto di vista estetico. Ma secondo me Ford non è un marchio di lusso, è un marchio interessante, sono auto fatte bene, con cura. Non la identifico come una casa che fa cose di lusso, ma che fa cose bene. In più rispetto ad una normale auto, sicuramente deve avere una qualità degli interni e dell'utilizzo di materiali pregiati per gli interni, delle caratteristiche tecnologiche sicuramente avanzate, quindi a supporto di chi guida l'auto. Ciò che apprezzo di quest'auto sono le sospensioni regolabili, apprezzo la possibilità di utilizzare differenti mappature che si adattano l'auto a diversi stili di guida. La verità è che questo nome Vignale non mi è familiare, ma mi è noto, perché era un nome di una carrozzeria degli anni, forse degli anni 60 o 70. Allora, a questo punto ho percorso un po' di chilometri con questa automobile e sto incominciando ad avere confidenza. Mi piace come risponde e come si comporta. Di livello sono anche i sedili, massaggianti, riscaldanti e condizionati per il massimo comfort durante la guida, quindi è veramente piacevole. Allora, il sedile in questo momento è imbarazzante, l'ho già percepito al primo momento, perché è un massaggio vero, cioè è sorprendente sta cosa qui, non l'avevo mai vista né provata, tantomeno. All'interno dell'abitacolo la qualità percepita è elevata, le finiture trasmettono un'attenzione al particolare e l'utilizzo di materiali di qualità, e questo fa percepire quest'auto come un'auto di lusso. Cioè, una cosa di lusso mi va bene, però deve essere anche giusta, accettabile, non deve essere volgare o troppo esposta. Il lusso è anche una cosa che conosci, non che vedi subito. Un understatement, vero? C'è una bella qualità, infatti la notavo prima che questa plancia qui vuole essere toccata, vuole essere conosciuta, è bella, fatta bene, c'è un bel disegno questa.